Buongiorno e benvenuto nella mia cucina per un caffè con Massimo Bonazzelli, il nuovo podcast Triquilibrium in cui per la durata di un caffè arricchirò la tua colazione con fatti e curiosità riguardo il mondo della salute e della performance. Oggi ti parlo di relazione tra freddo e ammalarsi. Questo è un altro argomento che mi sveglia quasi tutti i giorni, anzi più che mi sveglia non mi fa dormire la sera. Perché se ne parla tanto, adesso siamo mezza stagione, quindi vediamo persone dire oggi si sta benissimo, è una giornata da maniche corte, e vediamo persone dire mamma mia quanto è freddo, e vediamo quel cappello, la sciarpa anche dentro, e quindi c'è questa grande discrepanza. Le persone che tendono a sentire il freddo, cioè che non tollerano questa sensazione di leggera differenza di temperatura tra l'ambiente e la propria pelle, dicono io qua mi ammalo sicuro, non c'è via di scampo, se sto qui un altro 2 minuti io domani mi sveglio malata. Questa è una cosa puramente italiana che probabilmente ci hanno inculcato le nostre mamme, come è stato inculcato a loro dalle rispettive mamme, di dominio pubblico, perché non fa distinzioni tra persone del sud Italia, del nord Italia, tutti e dicono o prendo freddo e mi ammalo. Avevo già parlato anche del prendere freddo, di questa cosa che non esiste nelle altre lingue come terminologia, proprio prendere freddo. Cioè, nelle lingue normali si dice era freddo, ho sentito freddo, ma mai prendere freddo, perché non è una cosa che entra in noi, ripeto, è semplicemente un figurativo sbagliato che abbiamo nella lingua italiana, probabilmente della tradizione. Però io ho cercato tanto, perché l'ammalarsi, come per dire domani ho il raffreddore perché ho preso freddo, presuppone che nell'aria ci sia il virus del raffreddore. Cioè io non è che se esco sul mio balcone di casa da solo e fuori sono 0 gradi, ci sto 10 minuti, il giorno dopo ho il raffreddore perché il freddo mi ha fatto ammalare. Cioè il freddo di per sé non fa niente, ci deve essere una quantità sufficiente di virus da infettarmi e da darmi la sintomatologia. Questa è la cosa fondamentale. Cioè, devo essere infettato per ammalarmi, non è il freddo di per sé. Se sono isolato, come faccio ad ammalarmi? Se entro in una cella frigorifero di un macellaio, ci sto un po', quando esco non ho il raffreddore o non ho aumentato il mio rischio di ammalarmi il giorno dopo. Anzi, forse l'ho rinforzato vedendo gli ultimi studi. L'unica lancia che posso spezzare a favore di chi dice così è che ho trovato qualche studio recente in cui si è visto che alcuni virus di raffreddore si riproducono meglio, si diffondono meglio a temperature dell'aria fredda di 6 gradi e secca. Ma questo, ripeto, non dipende dal freddo di per sé, ma dipende dall'umidità dell'aria e dal fatto che ci sia il virus, quindi che ci sia una persona pronta a contagiarmi. Allora, ipoteticamente è molto più facile ammalarsi in un ambiente chiuso piuttosto che all'aperto se è freddo. Quando diciamo andiamo a allenarci all'aperto, anche se è inverno, non deve spaventare, nessuno dice mi ammalo dopo, perché siamo all'aperto, quindi il virus, noi possiamo mantenere delle distanze di sicurezza, non c'è nessun problema. Ma torniamo al discorso dell'aria 6 gradi e dell'aria secca. Questo definisce due cose precisamente, ovvero il fatto che io faccio entrare l'aria a 6 gradi dentro di me, quindi non respiri dal naso, perché il naso è in grado di scaldarla rapidamente fino anche a 30 gradi attraverso l'apposito apparato che abbiamo nel naso di capillari. Il naso è ricchissimo di sangue, non a caso quando esce il sangue dal naso poi ne escono litri, proprio perché porta temperature, scalda immediatamente l'aria in modo che quando arrivi già dietro la bocca sia già a 30 gradi e la umidifica anche, quindi arriva umida, non quindi fertile per la riproduzione del virus, del raffreddore. Inoltre le narici producono ossido nitrico, che è un disinfettante, ricordo, è fondamentale, è stato vinto un Nobel per l'ossido nitrico nel 91 mi pare, anche se era per il cuore in questo caso, però l'ossido nitrico è fondamentale in tutti i tessuti. Detto questo, se io respiro col naso, ho una respirazione regolare, respiro bene, quindi ho fatto il corso di equilibrio, ho la postura corretta, riesco a respirare dal naso, non ho bisogno di far entrare aria dalla bocca, il problema del freddo e la relazione con l'ammalarsi proprio non c'è. Questo è poco ma sicuro.
Un'altra cosa che invece potrebbe aiutare a pensare male è il fatto che se io ovviamente esco, supponiamo vado a fare la classica camminata serale, fuori sono 3-4 gradi, cammino e parlo con la bocca, allora l'aria che entra sì che mi fa irritare le mucose della faringe e della laringe, ovviamente, perché entra aria fredda dalla bocca perché io sto parlando. Ma anche qua ritorniamo al discorso della respirazione. Non c'entra niente col fatto che il freddo mi abbia fatto ammalare, mi ha fatto irritare le mucose. Poi se il fatto che hanno prodotto muco, questo ha creato un ambiente fertile per il virus per riprodursi, non è il freddo direttamente ad averlo fatto, sono stati i tuoi errori. Bene, il mio caffè è finito, quindi non mi resta che augurarti buon lavoro!